Lo stesso principio per cui la scienza non si può occupare di Dio. Esattamente lo stesso principio. Però, mentre diciamo nessuno fa obiezione quando si dice per uno scienziato non si può occupare di Dio, può essere credente, può essere non credente, però è come se non esistesse, perché non fa parte di ciò che è tangibile, di ciò che è misurabile, di ciò che, su cui si possono portare delle evidenze. Esattamente per lo stesso principio, però noi diciamo che c'è tantissima vita nell'universo, non è vero. Noi dobbiamo comportarci come se la vita esistesse soltanto qui. Per ora questo è quello che sappiamo, per ora questo è ciò che la scienza racconta. E guardate che la vita è una questione incredibilmente rara. Non è soltanto che la conosciamo nel nostro pianeta, sul nostro pianeta, e basta come fenomeno, ma anche nel nostro pianeta. La vita è incredibilmente rara. Incredibilmente, il fatto che ora noi tutti qua siamo vivi, il fatto che fuori ci sia tanta vita, che quando usciamo, facciamo una passeggiata, siamo circondati di vita, ci trae in inganno, ci lascia pensare che in realtà questo fenomeno sia un fenomeno di assoluta comune. Non raro, che non ha alcun tipo di valore, nessun pregio, nessuna rarità. È il fenomeno delle bolle, cioè noi viviamo in una bolla di vita. Conoscete il fenomeno delle bolle? Ci sono le bolle cognitive, per esempio, e quindi le bolle sono quell'affare per cui, siccome tutti quanti noi viviamo circondati da persone che più o meno hanno gusti, affetti, aspirazioni, sogni, storie, cultura simile, poi crediamo che ciò che pensiamo noi e la nostra bollicina sia ciò che pensa il mondo. E poi invece vi accorgete, sono le elezioni per esempio, ci si accorge che non è così, che questo mondo che noi pensavamo essere composto tutto da persone senzienti è invece diverso, ognuno pensa in maniera diversa, il pensiero comune è molto, molto diverso. No? Pensate, vi faccio un esempio per farvi capire cosa sono le bolle. Quando c'è stata la Brexit, io ero in una esplorazione della Patagonia con una trentina di tra professori e ricercatori di Cambridge e Oxford. E il giorno prima del referendum gli ho detto, ma voi perché siete qui? Cosa fate qui? Perché non siete nel vostro paese a votare per questo importante referendum? Loro sono fatti una grande risata, mi hanno trattato come lo stupidello che non sa nulla della politica britannica. Io mi hanno detto, ma figurati, è tempo perso, cosa vuoi che perdessimo tempo per una cosa del genere? Domani il risultato sarà 95% a favore del rimanere in Europa. Questa era la loro convinzione assoluta. E vedete, era proprio una bolla, sapete, perché a Cambridge e a Oxford, fra i professori, esattamente quella era la percentuale, intorno al 100%. Loro vivevano in una bolla che gli impediva di vedere però la realtà. Ecco, è una cosa comune, accade a ciascuno di noi, accade nei nostri comportamenti, accade per i nostri pensieri, ma accade anche su dei fenomeni così enormi, come il fatto di immaginare, di pensare che la vita sia una cosa comune. In realtà, anche su questo pianeta, che è l'unico luogo su cui noi conosciamo la presenza di vita, la vita è rarissima. Tutta la vita che conosciamo sta in uno straterello sottilissimo, di 20 chilometri al più, da 20 chilometri sopra il livello del mare, e non ci si arriva, a 20 chilometri sotto il livello del mare, e non ci si arriva. Tutta lì sta. Avete presente quelle immagini del nostro pianeta visto dallo spazio, belle, colorate? Ecco, se noi dovessimo metterci sopra lo strato
in cui è presente la vita non lo vedremo, è talmente sottile che non lo vedremo, non lo percepiremo. Quindi pensate quanto è rara. E perché noi invece continuiamo a pensare che in realtà tutto questo non sia vero, che in realtà la vita sia una cosa incredibilmente comune che noi possiamo utilizzare? Poi ne parleremo a fondo. Noi utilizziamo la vita come una risorsa, cioè gli altri esseri viventi per noi sono risorse che noi consumiamo. È una cosa non solo eticamente accettabile, ma anche materialmente per la nostra sopravvivenza è qualcosa che possiamo accettare. No, spero di convincervi di questo. E il fatto che noi tendiamo a considerare la vita così comune nasce probabilmente in parte da un'incomprensione, appunto, da questo fenomeno delle bolle, in parte anche da una specie di paura della responsabilità. Pensate che responsabilità enorme che avrebbe la nostra specie se davvero la vita esistesse come dovremmo considerarla finora soltanto qui, su questo pianeta, in queste quantità minuscole e basta. Pensate quale enorme responsabilità sarebbe legata alle nostre azioni. Perché che cosa stanno facendo le nostre azioni? E intanto, com'è composta, da cosa è fatta questa vita che è così rara? Altra bolla, non è fatta da animali. Noi siamo tutti quanti animali, quando usciamo fuori vediamo gli animali, i cani sono nostri parenti prossimissimi, sono animali come noi. Ma sapete tutti quanti, gli animali quanti sono? Nulla. Sono assolutamente irrilevanti in peso. Lo 0,3% della vita in peso è costituita da animali. Tutti, non noi uomini, tutti. 0,3. Quindi se mettessimo tutta la vita sulla bilancia, 0,3% animali e il resto, 87% piante. 1,2% funghi, che sono da soli 4 volte superiori agli animali. E quello che manca, 100 microorganismi. Ma il grosso, la vita, è costituita da piante. 87% della vita è fatto da piante. Una forma di vita che noi non consideriamo addirittura quasi vita. In quanti davvero hanno una concezione significativa, nel senso che ritengono che le piante siano esseri viventi? Ora, tutti quanti noi in questa sala, se siete venuti a sentirmi, probabilmente molti di voi fanno parte di una ristrettissima bolla di persone che provano interesse per le piante. Anche fra di voi, però, che provate interesse per le piante, sappiate che siete ciechi alle piante. Non c'è niente da fare. Questo concetto della plant blindness, della cecità alle piante, è talmente scolpito nella nostra psiche che è impossibile in qualche maniera sfuggirne. Siamo sotto l'azione di questa plant blindness. Non so se sapete cos'è la plant blindness, velocemente, la cecità alle piante. Il fatto che noi non le vediamo, cosa vuol dire le vediamo? Uno può essere che pensano, io le vedo benissimo le piante, sì, certo, però se una delle classiche, dei classici test della cecità alle piante funziona in questa maniera. È un test che io ormai da 20 anni sottopongo ogni anno, pensando che qualche cosa possa accadere ai miei studenti ogni anno nuovi. Come funziona? Questo è, gli faccio vedere 5 diapositive. 5 diapositive che sono tutte quante fatte nella stessa maniera, cioè il 99% della diapositiva sono piante, una foresta, e poi il restante 1% è una rana, un cane,
un essere umano, un insetto. E poi chiedo che cosa vedete. E qual è la risposta? Lo sapete bene. La risposta è: vediamo una rana, un insetto, un essere umano, eccetera. Poi faccio vedere una diapositiva dove c'è la foresta e basta, e chiedete qui che cosa vedete. E questi fanno proprio ogni volta, nonostante si passino gli anni, fanno proprio così. No, qui prof, non c'è niente. E cosa vuol dire? Che cos'è? Non c'è niente. Ci sono le piante. Guardate che questa è una cecità talmente forte. Uno potrebbe pensare che è legata alla nostra cultura, alla nostra tradizione, ma si potrebbe pensare, se questo stesso test tu lo fai a uno scipivo dell'Amazzonia, beh, la risposta sarà completamente diversa. No, è stato fatto a tutte le popolazioni del mondo, anche a tutte le popolazioni native dell'Amazzonia, che sono tantissime, che hanno un rapporto con le piante incredibilmente diverso dal nostro, ma anche loro hanno questa stessa reazione. E uno potrebbe pensare davvero, sì, ma io no, io le vedo le piante, io non faccio parte di quella piccola percentuale che esiste, è calcolata essere intorno al 3% di persone che le vedono. In realtà no, non le vedete. Facciamo un esperimento mentale. Quelli che piacevano tanto ad Einstein, diceva, alcuni esperimenti sono talmente difficili che non li possiamo fare, non li possiamo realizzare, però li possiamo immaginare. Proviamo a fare una cosa del genere, provate a immaginare, ciascuno di voi provi a immaginare di essere, non qui dentro, ma di essere, che ne so, in un bel luogo naturale, in una bella valle, dove non c'è, o sulla cima di una... di una collina, di una montagna, è circondato da piante, davanti c'è una bella radura con delle piante, di lato c'è delle valli completamente coperte di verde. Il classico, la classica cosa che vi fanno quando vi dovete rilassare, no? Pensa alle piante, lo sapete, guarda, ora sei rilassato, ecco, siete lì, siete rilassati. Che cosa vedete? Intorno solo piante, tutta sta roba verde. E vedete, in effetti ha davvero un effetto rilassante, ma soltanto quando le immaginiamo, perché quando ci siamo dentro tutti i parametri di stress diminuiscono nel giro di 5 secondi. Pensate quanto è incredibile l'effetto che le piante hanno su di noi. Ma se ci pensate, è paradossale questa cosa qui. Nasce dal fatto che sempre non le vediamo. Provate a immaginare sempre questo famoso paesaggio nel quale siete, in cui tutto questo verde che vedete sia trasformato in animali di pari massa. Quindi provate a pensare al posto degli alberi che vi danno questo effetto così rilassante, ci siano, che ne so, un po' dei tirannosauri, per avere quelle dimensioni lì, bisogna, o degli elefanti, ma non uno, migliaia, centinaia di migliaia. Provate a pensare che sotto i vostri piedi quell'erbetta si sia trasformata in vermi o in insetti o in animaletti qualunque della stessa allora provate a pensare, vedete che questo carnaio che avete intorno è vita come quella delle piante. L'effetto è completamente diverso. Noi non vediamo assolutamente le piante, perché noi non pensiamo dentro ognuno di noi che le piante siano uno vive. Questo è, lo sto dicendo proprio non chiaramente come conoscenza culturale, tutti quanti voi sapete che le piante sono, ma come percezione intima. Non pensiamo che siano vive, tantomeno pensiamo che siano intelligenti. Ora, parlare di intelligenza delle piante, grazie. Questo via vai, grazie. Parlare di intelligenza delle piante oggi è un po' problematico. Abbiamo ministri della Repubblica che dicono che l'unico essere cognitivo è l'uomo.
andando contro praticamente un paio di secoli di biologia. E in realtà la mia personale opinione è che l'intelligenza sia una caratteristica insita della vita, non nostra, degli animali, delle piante, dei funghi, dove ci fermiamo, no? Noi sì, vabbè. Poi gli animali vicini a noi sì, sono intelligenti, le scimmie, tant'è vero che ce le siamo messe insieme. Noi stiamo in un gruppo che si chiamano primati. Sapete cosa vuol dire primates? In latino, i migliori. Quindi ci siamo, c'è questo gruppo dei migliori che siamo noi. E poi ci sono quegli altri che si avvicinano a noi, ma dov'è che il cane è intelligente? Beh, chiunque abbia un cane, non ha dubbi. Io ho conosciuto un cane, che era un cane, un genio, che era proprio negli studi sull'intelligenza negli Stati Uniti. Questo cane conosceva il significato di 700 parole che corrispondevano a 700 oggetti diversi. Guardate, non sottovalutate questo numero 700. I miei studenti recenti non ce l'hanno 700 vocaboli. Non sto scherzando, non è una battuta che sto facendo. No, guardate che non sto scherzando, cioè hanno meno di 700 vocaboli. Comunque, questo cane non è che conosceva soltanto 700 vocaboli che corrispondevano anche a 700 oggetti, era in grado di fare questa cosa straordinaria, che era quella, secondo appunto, che diceva: Tom, vai a prendermi, vai in quell'altra stanza a prendermi una gruccia. Lui andava, prendeva la gruccia e te la portava, perché conosceva il termine gruccia. Poi tornava, dice: Tom, vai di là e prendimi un libro. E tornava con un libro, perché conosceva il termine libro. A un certo punto tornava e tu gli dicevi: vai di lì e prendimi un piripicchio, un termine che non aveva mai sentito. Beh, sapete che cosa faceva? Andava di là e se trovava un oggetto di cui non conosceva il termine, lo prendeva e me lo portava. Beh, questa è una incredibile dimostrazione di intelligenza, così come ci sono dimostrazioni di intelligenza. Sapete, per esempio, dell'intelligenza dei corvi, che è di altissimo livello, ma tutti gli esseri sono intelligenti. C'è un libro di un microbiologo inglese che ha vissuto a cavallo fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, è andato in pensione nel 1906, si chiamava Jennings, non quello famoso, questo è un altro. Era un microbiologo questo Jennings aveva passato 40 anni della sua vita a studiare il paramecio, la membra, insomma, quella una è una singola cellula, lo dico per coloro che non avessero chiaro cos'è, è una singola cellula che si muove con delle ciglia nell'acqua. Lui aveva passato 40 anni della sua vita appiccicato a un microscopio a studiare il paramecio, e alla fine, quando era andato in pensione, aveva scritto questo meraviglioso libro sulla vita del paramecio. E uno dice: ti immagini scrivere un libro sulla vita del paramecio, cioè su quello che fa, non su come è fatto. E su come è fatto ci puoi giocare, ma su quello che fa, provate a pensarci. Lui scrive un libro entusiasmante in cui racconta la vita del paramecio, e alla fine, come fanno spesso, come facevano gli autori britannici di quel periodo e anche prima, a partire da Darwin, dicono alla fine, nell'ultimo paragrafo, un po' quello che poi è il succo del libro, e lui dice: insomma, ora io mi avvicino a concludere questo libro, mancano i saluti, voglio salutarmi da tutti voi, però una cosa permettetemi di dire: io ho studiato peggio la tale
sarebbe, ma in maniera attenuata. Allora, questo studio che ha fatto Scalpore è interessantissimo, mostrava a diverse migliaia di persone, è stato fatto vedere sui quali si vedevano quali neuroni si attivavano con una serie di tecniche che ora non ci interessano, si facevano vedere dei filmati, quindi a delle persone bianche si faceva vedere un filmato che mostrava una mano nera nella quale arrivava un coltello, e poi si faceva vedere una mano bianca in quale arrivava il coltello. Beh, nei due casi l'attivazione dei neuroni era molto diversa. Nel caso della mano nera l'attivazione era ridotta, nel caso della mano bianca era molto più alta. La stessa cosa ovviamente accadeva con i neri quando gli facevi vedere la mano bianca e la mano nera. E una cosa che è assolutamente non in relazione a razzismo o altro, non c'entra nulla, è il nostro cervello immediatamente denota, vede delle differenze fra me e ciò che guarda e forma due categorie. Ora, non è che questo ci deve, per questo noi dobbiamo per forza di cose essere degli stronzi, scusate, possiamo sapendolo agire in maniera da superare questo automatismo del nostro cervello. Il nostro cervello fa delle cose orribili normalmente, no? Non è che per questo noi ci abbandoniamo a tutto quello che il nostro cervello ci suggerisce. Provate a pensarci. Quindi è semplicemente una spiegazione di come funziona. Allora, se noi non riusciamo a comprendere e mettiamo in una categoria distante da noi una mano nera, in che categoria mettiamo un tronco? Dove, che cosa, che attivazione c'è? Assolutamente nessun tipo di attivazione, nessun tipo di empatia, nessun tipo di relazione di qualunque tipo, perché noi è talmente lontano da noi che non lo prendiamo come essere vivente. Facciamo un altro esperimento mentale alla Einstein. Provate a pensare, vabbè, qui di colpo si materializza una cosa che sappiamo però esattamente essere proveniente da Alfa Centauri. C'è scritto, c'è la sua targa, l'ho scritto, vengo da Alfa Centauri. Però non c'è scritto altro, non sappiamo nient'altro di questa cosa. Ora, quali sarebbero le nostre reazioni di fronte a una novità del genere? Beh, all'inizio probabilmente avremmo paura, quindi tutti quanti ci allontaneremmo da questa cosa nuova. Poi le persone più audaci, a un certo punto, visto che non c'è un pericolo imminente, si avvicinerebbero. E che cosa fare? Voi che cosa fareste? Una cosa, non neanche con la mano, con il piede gli dai un colpettino, no? Per vedere che succede. Infatti non farebbe così, dai un colpettino e che accade? Se questo fa una vibrazione, qualcosa, paura, è vivo, si muove, è ovvio. Ma se non fa nulla, dice, beh, se rimane fermo, no, non è vivo, che roba è? Niente. Dopodiché, però, diciamo che ha fatto invece una vibrazione, cioè ci ha detto che è vivo. A questo punto che cosa faremo? Beh, guarderemo se ha qualche cosa che assomiglia a quello che abbiamo noi, se ha degli occhi, di qualche cosa che assomiglia a degli organi, delle antenne, qualche cosa che avremmo mai visto. Se non vediamo niente di questo tipo, non si muove, non ha nulla di nulla, che pensiamo, questa roba non è viva. È un sasso, è esattamente quello che noi pensiamo delle piante. E perché? Allora, come mai invece sono una cosa così diversa? Beh, sono una cosa così diversa perché si sono evolute e sono costruite per essere una cosa diversa da noi, terribilmente diversa. Qual è la caratteristica principale di noi animali? Noi ci chiamiamo così animali perché siamo animati, che
cosa vuol dire animati? Vuol dire che ci muoviamo. Questa è la caratteristica. Il motivo per cui noi siamo animali è perché ci muoviamo. Guarda quanto mi muovo io, e sono proprio un animale. Le piante, tutta la nostra organizzazione, cioè come siamo costruiti, tutto è fatto per rispondere a questa caratteristica fondamentale, muoversi. Noi facciamo tutto attraverso il movimento. Provate a pensarci. Come fareste a risolvere dei problemi senza muovervi? Addirittura quando una persona non è più in grado di muoversi e non risponde agli stimoli ambientali, noi diciamo che è in stato vegetativo, cioè è diventata una pianta, e questo è proprio assolutamente il contrario di ciò che dovremmo pensare. Questo in tutte le lingue del pianeta, cioè essere in stato vegetativo. In realtà no, la questione è molto, molto, molto diversa. Come siamo costruiti? Iniziamo a vedere come siamo costruiti noi. Noi siamo costruiti, ovviamente tutti quanti noi pensiamo che la nostra organizzazione, che come siamo costruiti noi, sia il meglio assoluto, che siamo l'apice dell'evoluzione, siamo la cosa più complessa che esiste su questo pianeta. È chiaro che la nostra organizzazione è la migliore di tutte. Qual è la nostra organizzazione? Molto semplice. Noi abbiamo una testa, un capo, con un cervello che governa degli organi singoli o doppi che sono specializzati in particolari funzioni. Due polmoni per respirare, due occhi per vedere, uno stomaco per digerire, due orecchie per sentire, eccetera, 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 un cervello per ragionare. Tutto questo è in una organizzazione gerarchica, per cui c'è il capo, questo che si chiama capo, quello che è il capo, che governa degli organi. Io sono sicuro che tutti quanti voi facciate parte di organizzazione. Tutto funziona in questa maniera. Noi abbiamo replicato questa organizzazione dappertutto. Le nostre società, i nostri governi, le nostre amministrazioni, le nostre compagnie, le nostre università, le librerie, le biblioteche, i teatri, le associazioni di fricchettoni hanno tutti un presidente, un capo, e poi sotto l'ha detto stampa, l'ha detto al reclutamento, pensateci voi, insomma gli organigrammi li conoscete, come sono fatti? Tutti in questa maniera, delle piramidi con il capo che governa degli organi. Questo è il nostro corpo. Noi abbiamo replicato questa organizzazione in qualunque cosa che abbiamo prodotto, non soltanto nelle organizzazioni che ci diamo, ma anche addirittura nei nostri oggetti. Tutti moltissimi nostri oggetti sono costruiti come siamo costruiti noi. Il più esemplificativo da questo punto di vista è il computer, che dovrebbe essere quello uno degli strumenti più moderni prodotti dall'uomo, ed è costruito come un nostro analogo. C'ha un cervello elettronico, c'ha una memoria, pensate, la scheda audio, la scheda video, cioè proprio è esattamente un analogo digitale, un analogo tecnologico della nostra costruzione. Ma qual è il vantaggio di questa organizzazione nostra? L'unico vantaggio che ha un'organizzazione di questo tipo è la velocità, cioè c'è una testa che prende le decisioni, quindi si può correre velocemente, si può agire velocemente. Per il resto questo tipo di organizzazioni non hanno assolutamente nessun altro vantaggio. Qual è lo svantaggio, il punto debole più enorme di un'organizzazione del genere? E sono sicuro che lo avete ben chiaro tutti quanti: si rompe un organo qualunque, singolo o doppio,
una cosa stupida come il pancreas, e l'intera organizzazione non serve a nulla, poco più, e l'intera organizzazione crolla. Allora mi sembra che siamo costruiti bene, cioè a me sembra che questa sia un'organizzazione ottimale per una cosa così preziosa come un uomo. Vi ricordo che quando noi dobbiamo costruire una cosa che deve durare, che non si deve spegnere mai, utilizziamo un principio fondamentale dell'ingegneria che si chiama ridondanza, cioè mettiamo più cose. Per cui, tipo, se un aereo ha 4 motori, se se ne rompe uno ne rimane 3. Si potrebbero anche fare degli aerei molto, con un motorone grosso, no? Per esempio gli aerei militari. Perché normalmente se ne mettono tanti più piccoli? Per una questione di ridondanza. Perché in tutte le macchine cosiddette salvavita, quelle che non si devono spegnere mai, quando si rompe qualcosa c'è sempre il backup che parte immediatamente? Perché nei dati importanti, appunto, noi abbiamo il backup, abbiamo tutto quanto? Tutto è costruito in questa maniera, ciò che deve durare, ciò che deve essere, che deve resistere. Noi invece siamo costruiti in questa maniera così debole, davvero è la migliore organizzazione possibile. Questa, l'avessero chiesto a me come volevo, ora, diciamo, dopo averci pensato per anni, prima pensavo di essere bellissimo e perfetto anch'io, poi oggi me lo chiedessero direi: no, guarda, vieni, mettimi 5 o 6 cuori, una decina di polmoni, pancreas, quanti te ne entrano, 5-6 cervelli, metti, perché se se ne rompe qualcuno gli altri possono continuare a funzionare. Ecco, questa cosa straordinaria la fanno le piante. Perché la fanno le piante? Perché le piante sono per loro natura soggette alla predazione, non si possono muovere, non solo non si possono muovere, ma sono anche l'anello di congiunzione fra l'energia del sole e questo pianeta. Cioè, vorrei che voi lo aveste chiaro questo: qualunque energia chimica utilizzata dalla vita di questo pianeta viene dalle piante, per conto delle piante in senso largo, diciamo, dagli esseri che hanno la capacità di fare la fotosintesi. E quindi è ovvio che questi esseri sanno che saranno mangiati. Però pensate voi se una sequoia di quelle americane, quelle della California, i più grandi esseri viventi del pianeta, fosse costruita come siamo costruiti noi, o come è costruito un qualunque animale. Non ci sarebbe bisogno di una capra che ne mangi un pezzettino, basterebbe un bruco che fa un buco nel pancreas e questa muore. Allora, vi sembra possibile che degli esseri di queste dimensioni siano costruiti in questa maniera? No. E in effetti, che cosa hanno fatto le piante? Hanno fatto una cosa straordinaria. Hanno evoluto un'organizzazione totalmente diversa rispetto a quell'animale, direi l'opposto. Un'organizzazione che non concentra negli organi singoli o doppi le funzioni specifiche, ma che diffonde sull'intero corpo tutte le funzioni che negli animali sono concentrate. Il che vuol dire, in altre parole, che quella roba verde che voi vedete è coprire il paesaggio, sono in realtà esseri viventi che svolgono tutte le funzioni che noi svolgiamo in maniera diffusa, cioè respirano, vedono, sentono, ragionano, comunicano, fanno tutto quanto in maniera senza avere organi specificatamente costruiti per questo, senza concentrare, diffondono. La diffusione, le organizzazioni diffuse sono davvero molto moderne. Queste sono le organizzazioni moderne. Internet è costruita come una pianta, organizzazioni strepitose, pensate a Wikipedia, non, lo ve lo dico all'inglese perché proprio parlo di quella inglese, non di quella italiana, di quella in lingua inglese. Magari molti di voi penseranno che le informazioni
che sono presenti su Wikipedia non siano dettagliate, non siano buone, non siano di grado elevato, vi sbagliate in maniera enorme. Sappiate che Science, che è una delle più importanti riviste scientifiche del pianeta, 3 anni fa fece una ricerca, un'esperienza, cioè prese 10.000 lemmi casuali, cioè estrasse 10.000 termini e poi andò a vedere che cosa dicevano di queste 10.000 cose Wikipedia e le maggiori altre forme di informazione generale del pianeta, che ne so, in Italia sarebbe stata la Treccani, l'Enciclopedia Britannica, l'Enciclopedia Francese, eccetera, eccetera, eccetera. E sapete che cosa ne è venuto fuori? Che in 9.997 casi su 10.000, cioè tranne che in 3 casi, tutte le informazioni presenti su Wikipedia erano più dettagliate, più approfondite, più aggiornate rispetto a quelle che ovviamente si potevano trovare sulle enciclopedie. Ora, pensate, perché vi sto citando questa cosa? Perché Wikipedia ha fatto non è soltanto questo, è anche qualcosa che è stato in grado di creare l'equivalente dell'ultima volta che ho controllato, penso che è almeno un paio di anni fa, di 36.000 volumi dell'Enciclopedia Britannica in 15 anni. Ve lo ripeto, 36.000 volumi. Poi molti di voi ce l'avranno a casa la Treccani, no? Quella specie di parete marrone. Come funzionava quella roba lì? C'era mio padre, mi ricordo, era ossessionato da sta roba. Passato mio nonno prima, erano ossessionati da quando usciva il nuovo volume Treccani, passava 5 anni, 6 anni. Cioè, mio nonno mi raccontava che si erano bloccati alla T per non so quanto tempo. Praticamente poi arrivavano i nuovi, ma ne usciva uno ogni 5 anni. Perché? Perché come funzionava la Treccani? Come un'organizzazione verticistica, c'era il presidente, il capo dell'enciclopedia, poi c'era sotto di lui il capo della sezione storia, il capo della sezione geografia, il capo della sezione, poi sotto il capo della sezione storia c'era il capo della sezione romana, il capo della sezione greca, il capo della sezione assina, sotto il capo della sezione romana c'era il capo della sezione Roma Repubblica, Roma Impero, e così via, fino all'ultimo disgraziato che scriveva la nota e poi bisognava fargliela leggere a tutti quanti, a salire fino ad arrivare al presidente, e quindi si scriveva un volume ogni 5-6 anni. Quindi pensate la differenza con Wikipedia, che produce 36.000 volumi in 15 anni di qualità superiore a quella della Treccani. E uno può chiedere com'è possibile una cosa del genere, come mai? Come accade? Vuol dire, nulla vieta che io vada io personalmente, ma lo potete fare chiunque di voi. Sapete che Wikipedia è aperta, è open. Voi potete andare lì e scrivere alla voce Stefano Mancuso. Stefano Mancuso è un cervo. Oppure è un platano dell'Himalaya. Lo potete scrivere, ma dopo un secondo c'è qualcuno che lo cancella e dice non è vero, è uno che scrive libri. E quello che ha scritto che è un platano dell'Himalaya non può, diciamo, continuare a scrivere stupidaggine liberamente. Ci sono una serie di regole che evitano questa cosa qui. Una volta, per gioco, perché siccome alcuni miei colleghi non credevano che funzionasse così, io sono andato alla voce gravitational wave, onde gravitazionali. Io sono un biologo. Per me, fra un'onda gravitazionale, un buco nero e non lo so, e la siropa bionese, non c'è nessuna differenza. Zero. Io sono andato alla voce onde gravitazionali e ho scritto proprio l'incipit. Le onde gravitazionali sono il sospiro delle fate. Punto. È, è, un,
vi ho messo anche una citazione da Hobbit. E ho lasciato lì, voi sapete con quanto ci hanno messo dopo, ma roba di meno di 5 minuti, 1 miliardo di persone hanno messo a cancellare questa roba qui, dicendo che, non, che assolutamente non era così, non, quelle cose erano molto, molto divertenti perché c'era scritto citazione che non si trova, citazione non trovabile, però funziona. Cioè, le organizzazioni diffuse, questo volevo dirvi, funzionano. Le organizzazioni diffuse sono molto efficienti e soprattutto le organizzazioni diffuse hanno questo pregio, che tu puoi prendere una pianta, gliene puoi rimuovere il 90% del corpo e la pianta continua a vivere. E questa basterebbe da sola, questa, come caratteristica per renderle incredibilmente superiori alle nostre organizzazioni. Il fatto che siano organizzati in questa maniera così differente da noi, il fatto che non abbiano organi invisibili, comprensibili, singoli o doppi, ce le fa, non ce le fa vedere. Noi non riusciamo a vederle, non riusciamo a comprenderle. E allora che cosa ne facciamo di queste piante? Beh, le usiamo come risorsa. Lo usiamo come risorsa, così come usiamo come risorsa quasi tutto quello che produciamo, che la vita regala a questo pianeta, non soltanto la vita. Io, guardate, quando per la prima volta nel 1969 veniva fotografato il nostro pianeta da lontano spazio a colori, cambia molto nella storia della nostra percezione di come funziona questo pianeta, diventa inizia a nascere un'idea per cui, beh, forse questo pianeta alla fine però è piccolo, non è illimitato, è meraviglioso, è colorato, ospita la vita, però è piccolino, è l'unico luogo che vediamo colorato, con l'acqua, con la vita che conosciamo in giro, è delicato, è fragile. E pensavamo prima che il pianeta non avrebbe avuto mai dei limiti, noi potevamo consumare tutte le risorse che volevamo, tanto era così enorme, potevamo produrre tutto l'inquinamento, i rifiuti o le aggressioni che volevamo, tanto si sarebbe diluito, era talmente grande che non se ne sarebbe accorto. In realtà ci siamo accorti di una cosa diversa. In realtà il nostro pianeta è un pianeta incredibilmente piccolo, incredibilmente fragile, incredibilmente limitato. Pensate che per la teoria economica classica, i primi libri di economia, tipo dell'Ottocento, alla voce dei fattori della produzione, nei fattori della produzione c'era scritto che ci sono poi alcune cose come l'aria, l'acqua, il suolo, che sono presenti in tale quantità sul pianeta che non hanno valore, non ce l'hanno. E guardate che questa cosa non è cambiata, ma voi lo sapete che in Italia l'acqua non ha valore. Noi quando vediamo, ma come, io pago un sacco di soldi di acqua, sì, sapete cosa pagate? Pagate la distribuzione dell'acqua. L'acqua non ha valore, perché da cosa nasce questa idea che l'acqua non ha valore? Ce n'è tanta. Beh, è un'idea che rapidamente dovremo cominciare a rivedere, però questa idea che le risorse da quelle inorganiche a quelle organiche siano illimitate è un'idea che ci sta portando alla rovina. Io vorrei dirvi che cosa sta accadendo alla vita, perché abbiamo iniziato parlando della vita e vorrei terminare parlando sempre della vita. Intanto oggi, come per una specie di pudore, non parliamo più di vita, parliamo ad esempio di biodiversità. Lo so che la biodiversità è una cosa un po' diversa, ma alla fine quando diciamo che c'è una perdita di biodiversità, stiamo dicendo che c'è una perdita di vita.
E come sta questa questione della biodiversità, della vita? Non avete idea di quanta vita ci siamo mangiati? E questa è una questione rilevante. Io credo che invece non tantissimi abbiano la percezione esatta di che cosa stia accadendo. Intanto cominciamo dal 90, dall'87% dalle piante. Quante sono? E quante erano? Beh, 12.000 anni fa, agli inizi della civiltà umana, quella che viene normalmente, facciamo risalire la civilizzazione umana a 12.000 anni fa, la rivoluzione agricola. Siamo, l'uomo diventa, fino a quel momento, l'uomo ha 300.000 anni, Homo sapiens, vorrei che voi lo aveste chiaro, perché non fate confusione con gli altri Homo. La nostra specie è Homo sapiens, noi abbiamo 300.000 anni. Per 288.000 anni ce ne siamo andati in giro per questo paese, per questo pianeta, in gruppi di 40-50 persone, eravamo raccoglitori, cacciatori, vivevamo in perfetto equilibrio con l'ambiente, non distruggevamo niente. Non stavamo male. Non stavamo male davvero, lo dico anche in termini di sogni magnifici, libri che dicono che cosa accade all'uomo dopo la rivoluzione agricola. Per almeno 3.000 anni siamo stati molto peggio. Sia in termini di sanità, sia in termini proprio di capacità di attrazione di risorse. Poi abbiamo scoperto l'agricoltura. L'agricoltura ha cambiato proprio il nostro comportamento. Noi non potevamo più andarcene in giro, dovevamo stare fermi ad aspettare che le piante terminassero il loro ciclo, quindi abbiamo costruito dei luoghi dove stare, intanto che le piante finivano il loro ciclo, e questi luoghi si chiamano città. La città nasce. E con la città nasce la civiltà, civis, è la radice di ambedue le parole. Lui è disperato. Quanti di voi qua dentro, come se potessero? Che meraviglia poterlo fare. Il 12.000 anni fa su questo pianeta c'erano 6.000 miliardi di alberi, oggi ce ne sono esattamente la metà, 3.000 miliardi. E uno potrebbe pensare, beh, alla lunga, però alla fine non è mica tanto, che 3.000 miliardi, però ne abbiamo tagliati, ma in 12.000 anni. No, in realtà 2.000 miliardi noi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. E state attenti. Questo taglio di 2.000 miliardi di alberi non è una questione indolore, perché il problema fondamentale che l'umanità ha si chiama riscaldamento globale. Oggi non parleremo, stasera non parleremo di riscaldamento globale, ma quello è il problema fondamentale, il problema più grande che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia, la detta unanime della scienza. Il riscaldamento globale dipende dai gas prodotti dall'uomo, in primis l'anidride carbonica. Bene, quando è che aumenta questa anidride carbonica? Esattamente negli ultimi due secoli. Sicuramente perché inizia la rivoluzione industriale, e quindi ad esempio bruciamo il carbone per avere energia. Il carbone produce tanta anidride carbonica. Ma guardate che nello stesso periodo, da una parte iniziamo a produrre tanta anidride carbonica per la rivoluzione industriale, ma dall'altra parte tagliamo 2.000 miliardi di alberi. E perché questo è importante? Perché gli alberi assorbono l'anidride carbonica. 2.000 miliardi di alberi in meno che assorbono l'anidride carbonica sono una quantità sterminata di perlomeno il 30% dell'anidride carbonica, del surplus di anidride carbonica che sta oggi nell'atmosfera, è dovuto non alle emissioni ma al taglio dei 2.000 miliardi di alberi. E questa è una questione, è una notizia che anche coloro che si occupano, oppure diciamo che sono interessati a questo problema, rarissimamente, anzi direi mai, sentono rammentare. Ma noi diciamo sempre, poi inizia la rivoluzione industriale, inizia a produrre tanta anidride carbonica. E questo è vero, ma è la metà della storia. L'altra metà è che in questo stesso periodo noi tagliamo 2.000 miliardi di alberi, i quali non assorbono più anidride carbonica, punto.
E gli animali? Perché, giusto per capirci, due secoli fa in Europa, l'Europa due secoli fa era coperta quasi interamente da una foresta primaria. Le foreste primarie sono quella roba tipo l'Amazzonia, certamente la nostra è una foresta temperata, ma è una foresta primaria. Sapete quanta ne è rimasta oggi di foresta primaria europea? 0 metri quadri, neanche un metro quadro. C'è chi dice che c'è qualche ettaro a confine fra Polonia e Bielorussia, ma non è vero, non è primaria neanche quella, non ce n'è più, l'abbiamo tagliata tutta in due secoli, velocissimamente. E gli animali come stanno? Questa è una questione rilevante. Nel 2022 l'Università di Cambridge pubblica un report che, se siete interessati a questi argomenti, vi suggerisco di leggere. Si chiama la Das Gupta Review. Das Gupta era Sir, Das Gupta è un professore che ha guidato, diciamo, questo team di ricercatori, più di 100, che hanno studiato lo stato della biodiversità del pianeta per conto del governo britannico. Cioè, il governo britannico ha detto all'Università di Cambridge: mi fai sapere cos'è questa storia della biodiversità, come stiamo messi, perché per avere una notizia certa. Viene scritta questa Das Gupta Review, è un tomo ponderoso di 500 pagine, non ve lo consiglio, ma le trovate in internet, una versione che si chiama For the Press, per la stampa, che potete invece leggere, che riassume le informazioni fondamentali. Dovete leggerlo, diciamo, dovete essere saldi nel leggere le informazioni della Das Gupta Review, perché sono realmente incredibili. Cioè, se non fosse l'Università di Cambridge, che è inequivocabilmente e indiscutibilmente il centro di ricerca più importante del pianeta ancora oggi, noi diremmo: non è possibile questo. Perché sapete che cosa si legge nella Das Gupta Review? Si leggono cose di questo tipo: che dal 1970, quindi 50 anni fa, ad oggi, il numero di animali presenti sul pianeta si è ridotto del 50%. Il numero. Non sono scomparse alcune specie, sono scomparse. Il numero totale, cioè rispetto a 50 anni fa ci sono la metà degli animali. Sempre la Sbuttare Review ci dice che ci sono alcuni gruppi, penso gli anfibi, che si sono ridotti negli ultimi 50 anni di oltre il 90%. Sono scomparsi, per questo, questo è il motivo per cui noi e i ragazzi che ha diciamo oggi 15-20 anni non l'ha mai vista. Non si parli di una cosa straordinaria come un tritone. Non esistono più, perché si sono ridotti del 90%. E uno però potrebbe dire: ma che me ne frega a me, senti, gli alberi mi fanno ombra, producono un sacco di foglie che mi fastidio. Le rane, i rospi, non li sopporto. Sono contento che si stia riducendo tutto questo. L'importante è che tutto il resto vada bene. Allora, magari siete interessati ai mammiferi, visto che siamo mammiferi. Ed è lì che la Das Gupta Review diventa incredibilmente efficace nel suo racconto, perché ci dice, ad esempio, che oggi, sapete cosa sono i mammiferi del pianeta? Per il 97%, state a ascoltare i numeri, il 97% dei mammiferi presenti sul pianeta Terra sono uomini e animali che noi alleviamo per il nostro consumo alimentare. Il 97%. E uno dice: vabbè, e gli uccelli? Circa l'80% degli uccelli presenti sul pianeta sono pollame. I pesci, lo sapete, che sono scomparsi. Beh, a cosa nasce questa strage? Uno potrebbe dire: però non mi stai ancora convincendo. A me mi dispiace che non ci siano più gli anfibi, che i mammiferi si siano limitati,
che gli uccelli siano tutti quanti polli e tacchini, però chi se ne frega, noi, guarda come stiamo bene. Eravamo, guarda come cresciamo, siamo sempre di più, siamo sempre di più, guarda che è vera, eh? Guardate che come sapete, diciamo, i macro numeri poi dell'umanità sono ottimi. La vita media diventa sempre più alta, il numero di persone che muoiono di fame diventa sempre più basso. Quindi, alla fine, su tutto il pianeta sembrerebbe che tutto quello che facciamo non ha questo effetto negativo. E in realtà l'effetto negativo lo vedremo tutto quanto di colpo, perché la vita è una rete, non è una cosa che riguarda soltanto noi. Noi da soli non possiamo vivere su questo pianeta. Ogni volta che scompare una specie, ne stanno appunto, come vedete, scomparendo a dismisura, la rete perde un nodo. Ho immaginato una rete da pesca da pesca. Ogni volta che scompare una specie, un nodo scompare. Fino a un certo punto la rete funziona, ma sotto quel punto la rete non funziona più. E quando non funziona più, che cosa accade? Beh, una cosa che è accaduta tante volte nella storia del nostro pianeta. Sono le estinzioni di massa. E le estinzioni di massa sono una specie di quando si faceva sul computer il control alt catch. Non si ricomincia da capo con una nuova... rivoltiamo tutto e si ricomincia da capo. Quindi non è la vita del pianeta che è in pericolo, ma la nostra sì. Questo sicuramente. Ora, non è soltanto una questione, guardate i termini che noi usiamo per questa aggressione ingiustificata veramente non solo alle risorse del pianeta, ma anche alla vita. Noi usiamo dei termini che tendono a escludere il fatto che quello che stiamo facendo in realtà sia distruggere della vita. Pensate, gli alberi, non parliamo di alberi, ma parliamo di legname. Quando ci fu la tempesta Vaia, ve la ricordate bene, io chiamavo i miei colleghi lì fra il Trentino e il Veneto per chiedergli: ma quanti alberi sono caduti? E questi mi rispondevano sempre: 10-15 milioni di metri cubi di legname. E io ho capito, voglio sapere quanti alberi sono caduti. Non era un dato disponibile, te lo dovevi calcolare tu, sapendo mediamente quanti metri cubi di legname produce un abete, perché erano quasi il 98% degli alberi caduti erano degli abeti, e potevi avere un'idea di quanti alberi erano caduti. Quindi gli alberi sono legname, gli animali sono bestiame. Pensate nelle lingue, in tutte le lingue, il fatto che ci siano due termini diversi per l'animale e per quello che ci mangiamo. In inglese, per esempio, pork è quello che mangi, pig è il maialino che gira intorno. Così li abbiamo anche noi, no? Abbiamo la mucca, la vacca, il manzo, eccetera, eccetera. Sono tutte... Noi abbiamo trasformato la vita in risorsa e ce la stiamo mangiando. A un certo punto questo non potrà più andare avanti. Questo ha una ripercussione invece fondamentale su di noi. Termino, mi sto facendo tardissimo, però ora vi faccio il sermone finale. Che cosa dovremmo fare? Guardate, stasera non abbiamo neanche lontanamente toccato il problema enorme, più grande, che è quello del riscaldamento globale. Ci siamo limitati alla questione della vita. E sulla questione della vita, quello che dobbiamo fare è un qualche cosa che riguarda, spesso mi viene chiesto, ma che cosa possiamo fare ognuno di noi? E tutte le domande che voi ben conoscete, che vi devo dire?
Cosa si deve fare? Perché c'è bisogno non di una transizione ecologica, come la si chiamava qualche anno fa, c'è bisogno di una, non è un caso se usate il termine sermone, una conversione ecologica. E conversione è un termine che normalmente si associa alle religioni. Quando tu ti converti, vedi tutto in una maniera diversa e qualunque tuo comportamento dovrebbe essere diverso. Ecco, la conversione ecologica è una cosa del genere. Noi dobbiamo immaginare che qualunque nostro comportamento ha un impatto sull'ambiente, qualunque nostra scelta ha un impatto sulle altre forme di vita, sull'ambiente, quindi dovremmo iniziare a capire quali sono le conseguenze. Ma alla base di tutto questo, per questo che io stasera vi ho parlato di intelligenza, di piante, del fatto che le nostre organizzazioni non sono così straordinarie come sembrano e che alla fine noi non siamo all'apice di questa piramide in cui ci siamo sempre messi. Questo è il punto fondamentale, è il primo e fondamentale punto, secondo me, che su cui dobbiamo lavorare per avere delle concrete possibilità di ridurre il nostro straordinario impatto sul pianeta. Ed è l'idea che noi siamo i migliori. E questa l'idea fondamentale. Proprio l'idea di migliore è una delle idee più pericolose mai prodotte dall'uomo. Proprio perché pericolosa in sé, in natura non esiste. Ma noi abbiamo prodotto questa idea perché è pericolosa? Perché nel momento in cui qualcosa che è al di fuori di te può essere un altro uomo, una donna, un animale, una pianta, non è così, viene considerata inferiore a te, nel momento in cui tu pensi che questo altro da te non è come te, non è più un tuo pari, allora immediatamente, inevitabilmente, questo esterno da te che non è tuo pari è una risorsa, cioè una cosa che voi potete usare. Può essere una donna, può essere un uomo, può essere un animale, può essere una pianta, può essere qualunque cosa. Se non è tuo pari, la usi. E allora l'idea di migliore è alla base di questa nostra aggressione straordinaria verso tutto quello che non siamo noi. E uno potrebbe dire, e la questione che a me interessa ora è, ma è davvero, siamo davvero migliori? Questa è una questione rilevante, perché a prescindere dalle implicazioni etiche di tutto quello di cui stiamo parlando, uno potrebbe dire, ma alla fine se siamo davvero migliori, va bene, ma siamo davvero migliori? Che cos'è che ci fa pensare di essere migliori? Se ci pensate rapidamente, direte, beh, noi abbiamo questo grande cervello che gli altri esseri viventi non hanno. È questo quello che ci rende differenti. Il grande cervello. Nessun altro essere vivente ha una roba del genere. Che conosci qualche essere vivente che ha elaborato la teoria della relatività, l'evoluzione, ha scritto la Divina Commedia, i fratelli Caravaggio, ha dipinto la Cappella Sistina e vai avanti. Ne conosci qualcuno? No. Non esiste niente del genere, ma non è lì che facciamo confusione. Pensiamo che siccome siamo in grado di fare queste cose, questo ci renda migliore rispetto agli altri esseri viventi. E quindi dobbiamo comprendere che cosa significa il termine migliore, qual è l'idea, la definizione. Migliore significa che c'è un obiettivo e che tu sei in grado di misurare l'efficienza con la quale si raggiunge quell'obiettivo. Nello sport identificare il migliore è semplicissimo: metti 50 persone a correre, il primo che arriva sui 100 metri è il più veloce, è il migliore. Li metti a saltare, quello che salta più in alto è il migliore. C'è un obiettivo, correre più velocemente, saltare più in alto, e c'è una misurazione. Ma nella vita
Nella vita di tutti gli esseri viventi, quando noi pensiamo di essere migliori di una mucca o di un albicocco, qual è il motivo che ci spinge a dire io sono meglio di un albicocco? Qual è la gara che abbiamo fatto? Su quale gara abbiamo partecipato per cui si possa dire io sono meglio di un albicocco? C'è questa gara, certo che c'è. Questa gara è una gara che ci interessa a tutti, è l'unica gara che interessa e di cui stiamo perdendo di vista l'esistenza. E la gara si chiama sopravvivenza delle specie. La sopravvivenza della specie è l'unica gara che interessa gli esseri viventi di questo pianeta. Tutto il resto sono sciocchezze. Allora, abbiamo una maniera per misurare come siamo messi in questa gara? Questo è il punto. Perché se io mi iscrivo a una gara di corsa, chiedo, ma scusa, tutti questi altri che si sono iscritti con me, in quanto li corrono i 100 metri? E l'arbitro mi dice, guarda che qui fanno tutti quanti 10 secondi. Tu cominci a pensare, cavolo, sono veloce. Come stiamo messi noi, che siamo i migliori, in questa gara? È possibile avere dei numeri per vedere se davvero siamo i migliori o meno? Sì che ci sono i numeri, esistono. Ad esempio, come la vita media di una specie. Sapete qual è la vita media di una specie sul pianeta? Dal momento in cui appare al momento in cui scompare, una specie, mediamente prendendole tutte, animali e piante, perché le piante sarebbero, diciamo, dei fuori classe se noi ci limitassimo. Prendendole tutte quante, la vita media di una specie è 5 milioni di anni. Quindi dal momento in cui appare al momento in cui scompare, mediamente una specie sta su questo pianeta per 5 milioni di anni. Ora voi lo sapete la nostra specie quanto ha, ve l'ho detto prima. Non fate confusione, perché spesso si sente parlare l'uomo a milioni di anni, ma quando mai? È vero, l'uomo ha milioni di anni, ma non siamo noi. Noi non siamo Homo erectus, noi non siamo australopitechi. Noi siamo Homo sapiens, anzi due volte, quando da rafforzare questa nostra caratteristica, diceva Linneo che il secondo nome di una specie serviva a mostrarne la caratteristica principale. Infatti la nostra è la presunzione, sapiens sapiens. E 300.000 anni fa appariamo, il che vorrebbe dire che se fossimo nella media di tutte le altre specie, cioè non se fossimo migliori, ma se fossimo come gli altri, noi avremmo davanti ancora 4 milioni e 700.000 anni di vita. Ora, avete presente quello che abbiamo fatto negli ultimi 12.150 anni? Pensare che potremmo ancora essere qui fra 4 milioni e 700.000 anni sembra francamente improbabile. Io me lo auguro, fortemente me lo auguro, però al momento se io prima quando entravate mi avessi chiesto a tutti quanti, tu sei migliore di un albicocco? Tutti mi avete sì, certamente. Tutti quanti sono meglio di un albicocco. Poi se mi avessi chiesto però, ma secondo te fra 100.000 anni, fra 500.000 anni, fra 1 milione di anni, l'uomo sarà ancora qui? Molto probabilmente la risposta non sarebbe stata la stessa, anzi la maggior parte di voi mi avrebbe detto no, ci saremmo estinti. Avremmo combinato dei disastri per cui non avremmo potuto continuare la nostra specie. Beh, sappiate che se ci estingueremo fra 1 milione di anni, avremo dimostrato di essere la specie più stupida che mai fosse, non la migliore. Il che, in altri termini, se noi ci estingueremo fra 1 milione di anni, 1 milione di anni è una quantità di tempo spaventosa, se noi avremo dimostrato che avere questo grande cervello non era in termini evolutivi un vantaggio, quanto uno svantaggio evolutivo. Se camperemo altri 4 milioni e 700 mila anni,
Avremo di una, vorrà dire che averlo o non averlo, sto cervello è la stessa cosa. Se camperemo oltre i prossimi 4.700.000 anni, avremo dimostrato che è un vantaggio evolutivo, cosa che io fortemente mi auguro, ovviamente, perché intanto perché mi ripugnerebbe pensare di far parte di una specie così stupida, cioè proprio di fondo. E poi perché davvero credo che il nostro cervello sia invece un incredibile vantaggio evolutivo, non piccolo, un incredibile salto quantico nell'evoluzione. Qual è il problema? Il problema è che è uno strumento talmente sofisticato, talmente potente, che noi non sappiamo utilizzarlo. Cioè, noi siamo, proprio perché abbiamo 300.000 anni, siamo una specie nella sua infanzia, siamo dei bambini. Allora, quando voi provate a dare un bello strumento come un martello a un bambino, quello che cosa fa? La prima cosa che ha un accendino, la prima cosa che fa, sfascia la casa. Se fa in tempo poi a crescere, si accorge che con quello stesso martello di altre, di quelle case, ne può costruire altre. Noi siamo esattamente nella stessa condizione, credo. Il nostro cervello è uno straordinario strumento che per ora stiamo utilizzando proprio perché siamo nella nostra infanzia nella maniera peggiore possibile, cioè soltanto per far danno, mentre dovremmo iniziare a utilizzarlo nella maniera migliore. Il problema, l'unico problema che vedo, questo è il tempo. Non abbiamo tanto tempo, cioè per diventare adulti dobbiamo sbrigarci, però insomma possiamo farcela. Grazie. Si fermerà a firmare le copie del suo libro che abbiamo preparato un banchetto. Mi raccomando, uscite piano. Grazie. Grazie.